Da dove viene quel senso di dolcezza infinita, quasi di casa, di capanna, di grembo, che avvertiamo in noi quando ci poniamo a meditare su cosa significhi il Natale, una volta che lo si spogli d'ogni sua decorazione e lo si riduca al vertice e all'abisso della sua umile e fulgida verità? E da dove ci giunge la percezione, ce lo domandiamo con Giovanni Testori anche in questa notte di Natale 2007, lui scriveva queste righe nel 1978, da dove ci giunge la percezione che accompagna tale dolcezza, la percezione per cui avvertiamo che solo nel Natale possiamo afferrare e conoscere quell'attimo decisivo della nostra esistenza, l'attimo iniziale, l'attimo cioè della nostra nascita, che altrimenti resterebbe per sempre chiuso nella mutezza dell'ombra e delle tenebre? E ultima domanda, mentre seguiamo l'inizio di questa celebrazione eucaristica della notte con il Santo Padre Benedetto XVI, per rispondere a queste domande è necessario porsene in precedenza un'altra. Cos'è stato, cos'è e cosa sarà il Natale nella storia dura e travagliata dell'uomo e dell'universo? È stato, è e sarà per sempre il punto in cui Dio ha deciso di incarnarsi, d'assumere per amore di noi, sue creature, la nostra stessa carne, le nostre stesse ossa, il nostro stesso sangue, il nostro stesso volto, le nostre stesse braccia, i nostri stessi limiti e dunque la nostra stessa vita e la nostra stessa morte. Se l'essere di Dio è immenso, ecco che ancora più immenso è che egli abbia da sempre pensato e voluto farsi uomo, farsi cioè uno di noi. Ecco, il Natale è la realizzazione di questo pensiero e di questa volontà, che sono stati, sono e saranno unicamente e totalmente d'amore. È una grande notte d'amore, dunque, questa che viviamo, è la notte dell'amore di Dio che viene a visitarci per sempre, per stare vicino a noi. Seguiremo dunque la celebrazione eucaristica in diretta dalla Basilica di San Pietro. La seguiremo ascoltando attentamente il canto della Calenda, quello che radica nella storia la nascita del Salvatore. La fede cristiana infatti si fonda su un fatto storico, la nascita di Cristo, che è quello che questa sera ricordiamo, di cui facciamo memoria insieme a Benedetto XVI. Ricordiamo che sono 32 i cardinali che concelebrano questa Santa Messa con il Papa, ricordando come nella capanna dove Cristo è nato, la storia dell'uomo ha congiunto il prima che fu d'attesa e tutta l'avvento è stato il tempo dell'attesa per giungere alla pienezza di questa santa notte, al poi dunque che è stato e sarà di compimento. Cristo è entrato nella storia. E il Natale dunque è la nascita assoluta, quella che ricordiamo in questa notte.
ma in quell'assolutezza esso, il Natale, riflette ed assume, illumina e redime, benedice e consacra tutte le nascite di prima e tutte le nascite di poi. Le nascite di poi che vengono anche rappresentate da questi bellissimi bambini che porteranno l'omaggio floreale come da tradizione al bambino Gesù quando verrà deposto, intronizzato solennemente questa notte durante il canto del Gloria. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. In questa notte di Natale celebriamo il mistero della nascita di Gesù Cristo dalla Vergine Maria a Betlemme. Il Figlio di Dio si è fatto uomo perché l'uomo salvato dal peccato diventi per la fede figlio adottivo di Dio. Con la nascita di Gesù c'è inizia la riconciliazione e la comunione dell'uomo con Dio che si compirà nella Pasqua di morte e risurrezione. La nascita di Gesù alla vita terrena ci attua la nostra rinascita alla vita eterna. Nell'Eucaristia risuona e si compie la buona novella della salvezza e il cristiano ritrova Dio come padre, gli uomini come fratelli. Octavo calendas januari, luna decima sexta. In numeris transacti seculis a creatione mundi, quando in principio Deus creavit celum et terram, et hominem formavit ad imaginem suam. Per multis etiam seculis, ex quo post diluvium, altissimus in nubibus arcum posuerat, signum federis et pacis.
Amigratione Abrahe, patris nostri infide, de Ur Caldeorum, seculo vicesimo primo. Ab egressu populi Israel de Egipto, Moise duce, seculo decimo tertio. Ab unctione Davidin regem, anno circiter millesimo. Hebdomada sexagesima quinta, iuxta Danielis profetiam, Olympia decentesima nonagesima quarta, ab urbe condita, anno septigentesimo quinquagesimo secundo. Anno imperi Caesaris Octaviani Augusti quadragesimo secundo. Tot orbe in pace composito. Iesus Christus, Eternus Deus, Eternique Patris Filius, mondum volens adventus suo piissimo consecrare, de Spiritu Sancto conceptus, novemque post conceptionem de cursis mensibus, in Bethlehem Iude nascitur ex Maria Virgine factus homo. Nativitas Domini nostri Iesu Christi, secundum carne. Gloria in excelsis Deo. La simbologia è quella che riporta la parola che è nata per noi, che si riflette nella parola libro che la sovrasta, ed è il piccolo trono sul quale è assisa la parola di Dio, appunto l'Evangeliario, che tenne desta l'attenzione dei padri conciliari durante il Concilio Vaticano II. Ecco dunque la simbologia di questa intronizzazione della parola al di sotto della parola del Vangelo, fatta dai bambini, che rappresentano i continenti del mondo e che sono vicini al bambino che rappresenta tutti i bambini del mondo.
O Dio, che hai illuminato questa santissima notte con lo splendore di Cristo, vera luce del mondo, concedi a noi, che sulla terra lo contempliamo nei suoi misteri, di partecipare alla sua gloria nel cielo. Eius quoque gaudis perfruamur in cielo, qui tecum vivit regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lettura del profeta Isaías. Dal libro del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa, una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che lo opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Guerrero, Padre Perpetuo, Principe della Paz. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Desde ora e por sempre. Il zelo del Signore lo realizzerà. Verbum Domini. Deo gratias. Per noi il Salvatore. Oggi è nato per noi il Salvatore.
cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore da tutta la terra, cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunziate di giorno in giorno la sua salvezza, dite i suoi prodigi. Gioiscano i cieli, esulti la terra, frema il mare e quanto racchiude, esultino i campi e quanto contengono, si rallegrino gli alberi della foresta. Esultino davanti al Signore che viene, perché viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia, con verità tutte le genti. A reading from the letter of Paul to Titus. The grace of dalla lettera di San Paolo apostolo a Tito. Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio. It was he who sacrificed. Egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. For himself a people of his own. Eager to do what is right. Per bon Domini.
Dominus vobiscum. Et spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. È dal Vangelo secondo Luca quello che ora sentiamo proclamato. È la nascita di Gesù. Factum est in diebus illis, exit edictum a Cesare Augusto. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Et ibant omnes ut profiterentur singuli in suam civitatem. Ascendit autem et Iosef a Galilea de civitate Nazareth. Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Quod esset de domo et familia David. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Desponsata sibi, uxore pregnante. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Supra gregem sum. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Et claritas domini circumfulsit illos, et timuerunt timore magno. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: non temete. Ecenim evangelizo vobis gaudium magnum, quod erit. Ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Et hoc vobis signum, invenietis infantem pannis involutum, et positum in. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fascia adagiato in una mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: Laudantium Deum et dicentium, gloria in altissimis Deo, et super terram pax, in hominibus bone voluntatis. Verbum Domini.
Cari fratelli e sorelle, per Maria si compirono i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Queste frasi sempre di nuovo ci toccano il cuore. È arrivato il momento che l'angelo aveva preannunziato a Nazaret. Darai alla luce un figlio e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. È arrivato il momento che Israele aveva atteso da tanti secoli, durante tante ore buie, il momento in qualche modo atteso da tutta l'umanità in figure ancora confuse, che Dio si prendesse cura di noi, che uscisse dal suo nascondimento, che il mondo diventasse sano e che Egli rinnovasse tutto. Possiamo immaginare con quanta preparazione interiore, con quanto amore Maria sia andata incontro a quell'ora. Il breve accenno lo avvolse in fasce, ci lascia intravedere qualcosa della santa gioia e dello zelo silenzioso di quella preparazione. Erano pronte le fasce affinché il bimbo potesse essere accolto bene, ma nell'albergo non c'è posto. In qualche modo l'umanità attende Dio, la sua vicinanza, ma quando arriva il momento non ha posto per Lui. È tanto occupata con se stessa, ha bisogno di tutto lo spazio, di tutto il tempo, in modo così esigente per le proprie cose, che non rimane nulla per l'altro, per il prossimo, per il povero, per Dio. E quanto più gli uomini diventano ricchi, tanto più riempiono tutto con se stessi, tanto meno può entrare l'altro. Giovanni, nel suo Vangelo, puntando all'essenziale, ha approfondito la breve notizia di San Luca sulla situazione in Betlemme. Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. Ciò riguarda innanzitutto Betlemme. Il figlio di Davide viene nella sua città, ma deve nascere in una stalla, perché nell'albergo non c'è posto per lui. Riguarda poi Israele, l'inviato viene dai suoi, ma non lo si vuole. Riguarda in realtà l'intera umanità, colui per il quale è stato fatto il mondo. Il primordiale Verbo creatore entra nel mondo, ma non viene ascoltato, non viene accolto. Queste parole riguardano in definitiva noi, ogni singolo, e la società nel suo insieme. Abbiamo tempo per il prossimo che ha bisogno della nostra, della mia parola, del mio affetto, per il sofferente che ha bisogno di aiuto, per il profugo e il rifugiato che cerca asilo? Abbiamo tempo e spazio per Dio? Può Egli entrare nella nostra vita? Trova uno spazio in noi o abbiamo occupato tutti gli spazi del nostro pensiero, del nostro agire, della nostra vita per noi stessi? Grazie a Dio, la notizia negativa non è l'unica né l'ultima che troviamo nel Vangelo. Come in Luca incontriamo l'amore della Madre Maria e la fedeltà di San Giuseppe, la vigilanza dei pastori e la loro grande gioia, con Matteo incontriamo la visita dei sapienti magi venuti da lontano. Così anche Giovanni ci dice a quanti però l'hanno accolto
ha dato potere di diventare figli di Dio. Esistono quelli che lo accolgono e così, a cominciare dalla stalla, dall'esterno, cresce silenziosamente la nuova casa, la nuova città, il nuovo mondo. Il messaggio di Natale ci fa riconoscere il buio di un mondo chiuso e con ciò illustra senz'altro una realtà che vediamo quotidianamente. Ma esso ci dice anche che Dio non si lascia chiudere fuori. Egli trova uno spazio, entrando magari per la stalla. Esistono degli uomini che vedono la sua luce e la trasmettono. Mediante la parola del Vangelo, l'angelo parla anche a noi. E nella Sacra Liturgia la luce del Redentore entra nella nostra vita. Se siamo pastori o sapienti, la luce e il suo messaggio ci chiamano a metterci in cammino, ad uscire dalla chiusura dei nostri desideri ed interessi per andare incontro al Signore ed adorarlo. Lo adoriamo aprendo il mondo alla verità, al bene, a Cristo, al servizio di quanti sono emarginati e nei quali Egli ci attende. In alcune rappresentazioni natalizie del tardo Medioevo e dell'inizio del tempo moderno, la stalla appare come un palazzo un po' fatiscente. Se ne può ancora riconoscere la grandezza di una volta, ma ora è andato in rovina. Le mura sono diroccate, è diventato appunto una stalla. Pur non avendo nessuna base storica, questa interpretazione, nel suo modo metaforico, esprime tuttavia qualcosa della verità che si nasconde nel mistero di Natale. Il trono di Davide, al quale era promessa una durata eterna, è vuoto. Altri dominano sulla Terra Santa. Giuseppe, il discendente di Davide, è un semplice artigiano. Il palazzo di fatto è diventato una capanna. Davide stesso aveva cominciato da pastore. Quando Samuele lo cercò per l'unzione, sembrava impossibile e contraddittorio che un simile pastore ragazzino potesse diventare il portatore della promessa di Israele. Nella stalla di Betlemme, proprio lì dove era stato il punto di partenza, ricomincia la regalità davidica in modo nuovo. In quel bimbo, avvolto in fasce e deposto in una manciatoia. Il nuovo trono dal quale questo Davide atterrà il mondo a sé sarà la croce. Il nuovo trono, la croce, corrisponde al nuovo inizio nella stalla. Ma proprio così viene costruito il vero palazzo davidico, la vera regalità. Questo nuovo palazzo è così diverso da come gli uomini immaginano un palazzo e il potere regale. Esso è la comunità di quanti si lasciano attrarre dall'amore di Cristo e con Lui diventano un corpo solo, un'umanità nuova. Il potere che proviene dalla croce, il potere della bontà che si dona, è questa la vera regalità. La stalla diviene palazzo proprio a partire da questo inizio. Gesù edifica la grande nuova comunità, la cui parola chiave cantano gli angeli.
nell'ora della sua nascita. Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama, agli uomini che depongono la loro volontà nella sua, diventando così uomini di Dio, uomini nuovi, mondo nuovo. Gregorio di Nissa, nelle sue omelie natalizie, ha sviluppato la stessa visione partendo dal messaggio di Natale nel Vangelo di Giovanni. Ha posto la sua tenda in mezzo a noi. Gregorio applica questa parola della tenda alla tenda del nostro corpo, diventato logore debole, esposto dappertutto al dolore e alla sofferenza. E la applica all'intero cosmo, lacerato e sfigurato dal peccato. Che cosa avrebbe detto se avesse visto le condizioni in cui si trova oggi la terra a causa dell'abuso delle energie e del loro egoistico sfruttamento senza alcun riguardo? Anselmo di Aosta, in una maniera quasi profetica, una volta descritto in anticipo ciò che noi oggi vediamo in un mondo inquinato e minacciato per il suo futuro, scrisse: tutto era come morto, aveva perso la sua dignità, essendo stato fatto per servire a coloro che lodano Dio. Gli elementi del mondo erano oppressi, avevano preso il loro splendore a causa dell'abuso di quanti li rendevano servi dei loro idoli per i quali non erano stati creati. Così, secondo la visione di Gregorio, la stalla nel messaggio di Natale rappresenta la terra maltrattata. Cristo non ricostruisce un qualsiasi palazzo. Egli è venuto per ridare alla creazione, al cosmo, la sua bellezza e la sua dignità. È questo che a Natale prende il suo inizio e fa giubilare gli angeli. La terra viene rimessa in sesto proprio per il fatto che viene aperta a Dio, che ottiene nuovamente la sua vera luce e nella sintonia tra volere umano e volere divino, nell'unificazione dell'alto col basso, recupera la sua bellezza, la sua dignità. Così Natale è una festa della creazione ricostituita. A partire da questo contesto i padri interpretano il canto degli angeli nella notte santa. Questo canto è l'espressione della gioia per il fatto che l'alto, il basso, cielo e terra si trovano nuovamente uniti, che l'uomo è di nuovo unito a Dio. Secondo i padri fa parte del canto natalizio degli angeli che ora angeli e uomini possano cantare insieme in questo modo la bellezza del cosmo si esprima nella bellezza del canto di lode. Il canto liturgico possiede una sua dignità particolare per il fatto che è un cantare insieme ai cori celesti. È l'incontro con Gesù Cristo che ci rende capaci di sentire interiormente il canto degli angeli, creando così la vera musica che decade quando perdiamo questo concantare e consentire. Nella stalla di Betlemme cielo e terra si toccano. Il cielo è venuto sulla terra.
Per questo da lì emana una luce per tutti i tempi, per questo lì si accende la gioia, per questo lì nasce il canto. Alla fine di questa meditazione natalizia vorrei citare una parola straordinaria di Sant'Agostino. Interpretando l'invocazione della preghiera del Signore, Padre nostro, che sei nei cieli, egli domanda: che cosa è questo, il cielo? E dove è il cielo? E segue una risposta sorprendente: che sei nei cieli, ciò significa nei santi e nei giusti. I cieli fisici sono sì i corpi più alti dell'universo, ma tuttavia corpi che non possono essere se non in un luogo. Se però si crede che il luogo di Dio sia nei cieli come nelle parti più alte del mondo, allora gli uccelli sarebbero più fortunati di noi perché vivrebbero più vicini a Dio. Ma non è scritto: il Signore è vicino a quanti abitano sulle alture o sulle montagne, ma invece il Signore è vicino ai contriti di cuore, espressione che si riferisce all'umiltà. Come il peccatore viene chiamato terra, così al contrario il giusto può essere chiamato cielo. Il cielo non appartiene alla geografia dello spazio, ma alla geografia del cuore. E il cuore di Dio nella notte santa si è chinato giù fin nella stalla. L'umiltà di Dio è il cielo. E se andiamo incontro a questa umiltà, allora tocchiamo il cielo. Allora diventa nuova anche la terra. Con l'umiltà dei pastori mettiamoci in cammino in questa notte santa verso il bimbo nella stalla. Tocchiamo l'umiltà di Dio, il cuore di Dio. Allora la sua gioia toccherà noi e renderà più luminoso il mondo. Amen. Credo in unum Deum, Padre omnipotente, fattore cieli e terre, visibili omnium, e
Figlio della Vergine Madre, nato a Betlemme, è l'Emanuele, il Dio con noi. Esultante nella fede in questa notte santissima, ci uniamo a tutti coloro che credono e sperano nella salvezza operata dal Signore. Dominum oremus. Pour la Sainte Église,
per la Santa Chiesa, perché ravvivi nel mondo la speranza con l'annuncio che nel mistero del Natale il Signore Gesù è vicino a ogni uomo. Il Signore Gesù è proche di tutto uomo. Dominum oremus. Nusalli. Per il mondo intero, perché la pace che Gesù ha portato con la sua nascita sia costruita in ogni luogo con l'apporto dei singoli e delle comunità. Dominum oremus. Per le vittime della violenza, per i perseguitati, gli emarginati, gli oppressi, perché sia riconosciuta e onorata in loro l'immagine del Figlio di Dio fatto uomo. Dominum oremus. Per quanti ricercano Dio e la verità, perché da ciascuno di noi con parole e opere ricevano l'annuncio che oggi è nato il Salvatore. Dominum oremus. Per noi qui riuniti, perché accogliamo e viviamo la grazia del Natale nella fede che Cristo, venuto ad abitare in mezzo a noi, è sempre con noi tutti i giorni. Dominum oremus. Signore Gesù, che vieni a condividere le nostre fatiche e le nostre speranze, infondi nel cuore di ogni uomo la certezza che questa è la vita eterna, conoscere il Padre che ti ha mandato e accogliere te, nostro Salvatore, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
Orate, fratres et mihi, ab vestem sacrificium acceptabili fiat apo Deum Patrem omnipotentem. Grata tibi sit Domine quesum. Accetta, Signore, la nostra offerta in questa notte di luce, per questo misterioso scambio di doni, trasformaci nel Cristo tuo Figlio che ha innalzato l'uomo accanto a te nella gloria. In quoticum est nostra substantia, qui vivit et regnat in saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Ignum regnus tuum est. Vere dignum et justum est, equum et salutare, nos tibi sempre dubique gratias agere, Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, quia quae per... Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo suo siamo rapiti all'amore delle realtà invisibili. Ut tum visibilita Deum conoscimus, per hunc in invisibilium, amorem rapiamur, et ideo, cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae tuae canimus, sine fine, dicentes. Oh.
Deicido clementissime Pater, per Iesum Christum filium tuum Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, uti accepta habeas, et benedicas hec dona, hec munera, hec sancta sacrifice libata, in primis credibi offerimus pro Ecclesia tua sancta catholica, quam pacificare, custodire, adonare de regere dinieris tot orbe terrarum, una cum me indigno famulo tuo, quem Ecclesia tue presse evoluisti, et omnibus orthodoxis, atque catholici et apostolici fidei cultoribus. Memento Domine, famulorum, famularumque tuarum, et omnium circumstantium, quorum tibi fides conita est en nota devotio, proquibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis, processuisque omnibus, pro redentione animarum suarum, pro spe salutis et incolumitatis sue, tibique reddum vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Como nucantes et noctem sacratissimam celebrantes, qua Beate Mariae intemerata virginitas, huic mondo edidit salvatorem, sed et memoriam venerantes in primis eusdem gloriosae semper Virginis Mariae genetricis eusdem Dei et Domine nostri Iesu Christi, sed et Beati Iosef eusdem Virginis Sponsi et Beatorum Apostolorum ac Martyrum Tuorum Petri et Pauli Andreae, Iacobi Ioannis, Tome Iacobi Filippi, Bartolomee, Mattei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementis, Xisti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnibus sanctorum tuorum, quorum meritis, recibusque concedas ut in omnibus protectionis tue muniamur auxilium. Hanc igitur oblationem servitutis nostre, sed et cuncte familiae tue quesumus dominut placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, ad cap eterna damnatione nos eripe, et in electorum tuorum iubias grece numerari. Quam oblationem tu Deus in omnibus quesumus, benedictam, ad scriptam, ratam, rationabilem, acceptabilem que facere dinieris, ut nobis corpus et sanguis fiat, directissimi fili tui Domini nostri, Iesu Christi, qui pridie quam pater itur, accipit panem in sanctas ac venerabilis manus suas, et elevatis oculis in celum, ad Deum Patrem sum omnipotentem, tibi gratias accens benedixit, fregit, dedicque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis traditur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et hunc preclarum calicem, in sanctas ac venerabilis manus suas, item tibi gratias accens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effunditur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei.
Und et memoris Domini nos servi tui, sed eplebs tua sancta, iustem Christi fili tui Domini nostri, tam beate passionis, nec non ed ab inferis resurrectionis, sed et in celus gloriosa ascensionis, offerimus preclare maestati tue, de tuis donis actatis, hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, panem sanctum vitae eterne, et calicem salutis perpetue. Supraque propitia ex sereno vulteris picere dinieris, et accepta abere, sicut accepta abere dignatesis, munera purit justi Abel, et sacrificium patriarche nostri abrae, et potibi obtelis sumus sacerdus tus Melchisedec, sanctum sacrificium immaculatam hostiam. Supplicis dirogamus omnipotens Deus, iubi hec perferi per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspectu divine maestatis tue, ut quod ex hac altaris participatione, sacrosanctum fili tui corpus et sanguinem subserimus, omni benedictione celesti et gratia repleamur. Memento etiam Domine, famulorum famularumque tuarum, qui nos precesserunt cum signo fidei et dormiunt in somno pacis. Ipsis Domine, et omnibus in Christo quiescentebus, locum refrigeri, lucis et pacis, ut indulgeas deprecamur. Nobis quoque peccatoribus famulis tuis, de multitudine miserationum tuarum sperantibus, partem aliquam et societatem donare dinieris, cum tuis sanctis apostolis et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortium, non estimatur meriti, sed venie quesumus largitor admitte. Per Christum Dominum nostrum, per quem hec omnia Domine semper bona crias, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Quesumus Domine,
ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut upe misericordiae tue adiuti, et ab peccatus imo semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Domine Iesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem iam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, iam que secundo voluntatem tuam pacificaret quod anerit in hieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Offerte vobis pacem. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui cenam anni vocati sunt. Domine, non sum dignus ut intre sub tectum meum, se tantum dicere ergo et sanabitur anima mea. Corpus Christi custodit me in vitam aeternam.
Bella l'immagine dunque di questo Dio che non si lascia chiudere fuori, quella espressa da Benedetto XVI nella sua omelia di Natale in questa santa notte. Egli trova uno spazio entrando magari per la stalla. Esistono degli uomini che vedono la sua luce e la trasmettono. Perché infatti il Papa si era domandato prima: le parole che riguardano in definitiva a noi, bene fra la sua gente, ma i suoi non lo hanno accolto, che riguarda ogni singolo e la società nel suo insieme, abbiamo il tempo per il prossimo che ha bisogno della nostra, della mia parola, del mio affetto? Il Papa nelle sue omelie si fa sempre delle domande che ci toccano da vicino e nel nostro intimo. Per il sofferente che ha bisogno di aiuto abbiamo questo tempo? Per il profugo o il rifugiato che cerca asilo? Abbiamo tempo e spazio per Dio? Può Dio entrare nella nostra vita? Trova uno spazio in noi o abbiamo occupato tutti gli spazi del nostro pensiero, del nostro agire, della nostra vita per noi stessi? Ecco, il Papa dice che il Natale è la festa con la quale questi spazi si riaprono perché Dio tenta di prenderne possesso in modo naturalmente amichevole con il suo amore. Allora trova uno spazio Dio perché non si lascia chiudere fuori. E mediante la parola del Vangelo l'angelo, ha detto il Papa, parla anche a noi. E nella sacra liturgia la luce del Redentore entra nella nostra vita. Se siamo pastori o sapienti, la luce e il suo messaggio ci chiamano a metterci in cammino, ad uscire dalla chiusura dei nostri desideri ed interessi per andare incontro al Signore, ad adorarlo. Lo adoriamo aprendo il mondo alla verità, al bene, a Cristo, al servizio di quanti sono emarginati e nei quali Egli ci attende. Ma poi il Papa ha fatto riferimento alla iconografia classica, cioè del palazzo un po' fatiscente. Se ne può riconoscere anche la grandezza di una volta dove appunto il Signore è riposto, ma ora è andato in rovina, le mura sono diroccate, è diventato appunto una stalla. Pur non avendo nessuna base storica, questa stalla, questa interpretazione, nel suo modo metaforico esprime tuttavia qualcosa della verità che si nasconde nel mistero del Natale e che questo canto famosissimo ci ricorda. Thank you.
O Dio che ci hai convocati a celebrare nella gioia la nascita del Redentore, fa che testimoniamo nella vita l'annunzio della salvezza per giungere alla gloria del cielo. Ad ius meriamur pervenire consortium, qui vivit et regnat in saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Dio che nella nascita del Cristo suo Figlio ha inondato di luce questa notte santissima, allontani da voi le tenebre del male e vi illumini con la luce del bene. Noctem sacratissima mi radiavit, e fuce da vobis tenebras viciorum, et irradiet corda vestra luce virtutum. Dio che mandò gli angeli a recare ai pastori il lieto annunzio del Natale, vi faccia messaggeri del suo Vangelo. Ipsi mentis vestas suo gaudio impleat, et vos evangelii sui nuntios efficiat. Et qui per eius incarnationem. Dio che nel suo Figlio fatto uomo ha congiunto la terra al cielo, vi riempia della sua pace e del suo amore. Et voluntatis, et vos facet ecclesiae consortes esse celestis. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Al termine di questa celebrazione della messa della notte del Natale, il Papa ora si reca al presepio della Basilica per compiere un atto di venerazione a Gesù Bambino.
Andiamo dunque verso la grotta per adorare il bambino Gesù. E nel Vangelo di Luca, lo sappiamo, rivolgendosi ai pastori cui era apparso, l'Angelus Domini dice: «Invenientis infantem pannis involutum et positum in presepio». Ecco proprio il presepio verso cui il bambino sta andando in processione. La ricerca che i pastori intraprendono subito li porta a trovare Maria, Giuseppe e il bambino, appunto, messo in un presepio, deposto in un presepio. Stretto al suo cuore, scrive Giovanni Testore, il Natale è il ritrovamento dentro di noi, ed è bella questa immagine di ritrovarci anche questa sera nuovamente dentro la nostra storia, del bambino, dell'infante, del bambino per antonomasia, cioè di Cristo Gesù, e dentro di lui e per lui, del bambino minore, minimo, anzi, ma per lui e in lui in qualche modo maggiore che è l'uomo, ogni uomo. E se è vero che all'uomo è stato concesso di riferirsi nuovamente al Padre, e dunque di salvarsi attraverso l'incarnazione, è solo l'incarnazione, è solo il Natale che lo fanno riessere figlio. Quindi totalmente uomo siamo, perché nuovamente, totalmente, in questa notte siamo figli. In fondo trovare il Cristo fasciato dai panni della nascita significa trovare dentro di noi il bambino che il Padre ha creato. È bello poter ritrovare il bambino che è in noi. Significa insomma trovare dentro di noi la possibilità della nostra vera innocenza, scrive sempre Testori. Ma tale possibilità deve passare attraverso il ritrovamento dentro di noi di quel Cristo fasciato dai panni della morte, dai panni con cui sarà portato nel sepolcro. Gli stessi che s'alzeranno sfolgorando nel giorno della sua risurrezione. Ecco perché dunque questa notte del Natale, anche nel canto della calenda, ci riporterà poi al canto direttamente dell'Exultet, è congiunta questa notte alla veglia della notte della risurrezione di Pasqua. E tale doppio ritrovamento, conclude Testori, implica un cammino lungo e senza sosta, il cammino che ci fa ogni giorno bambini e insieme adulti, trepidi e insieme fermi e convinti del tremore, della fermezza e della convinzione che ci vengono seguendo per quel che possiamo e per come possiamo, e metaforicamente lo abbiamo vissuto in questa processione nella Basilica di San Pietro, il tragitto che dal presepio porta alla croce e da Betlemme poi porterà al Golgota. E dunque con queste immagini del Papa in adorazione davanti al presepe, ecco la pecorina di gesso sulla collina in cartone che chiede umilmente permesso a immagini adorazione del Natale di Guido Gozzano, e con questi versi terminiamo la nostra diretta dalla Basilica di San Pietro. E splende come acqua marina il lago freddo e un po' tetro, chiuso fra la borraccina verde illusione di vetro. Lungi nel tempo e vicino nel sogno, pianto e mistero, c'è accanto a Gesù bambino un bue giallo, un ciuco nero.
Gli angeli sono dunque discesi ad annunciare il benedetto giorno, si schiara e si colora come al levare del sole, splendono i cuori degli uomini, è davvero l'aurora del giorno dell'amore, la vivremo anche domani questa aurora, nel contemplare il mistero del Natale e nell'attesa poi, qualche minuto prima di mezzogiorno, di ascoltare il tradizionale messaggio Urbi et Orbi del Santo Padre, dalla loggia della Basilica Vaticana, con la quale appunto ci metteremo in collegamento in diretta domani, pochi istanti prima di mezzogiorno, per questo atteso discorso del Papa. L'augurio di una buona e santa notte e naturalmente di un buon Natale da Luca Pellegrini, nel ringraziare tutti i tecnici che hanno permesso questa diretta della Notte Santa del Natale.